Allora, mentre stavo girando nella home di YouTube, nel mucchio di melma, ho notato un video molto interessante, ovvero quello di Francesca Presentini, in arte Fra Frog, che ha fatto un video molto interessante e si vede lei che prende un disegno che ha realizzato 10 anni fa, quando era una pischella, e l'ha riprodotto con le capacità che ha adesso. E mi ha fatto venire in mente di provare anch'io a fare un disegno del genere, dato che sono in un periodo burrascoso, dove sto traslocando, quindi mi capita spesso di trovarmi fra le mani disegni vecchi che ho già realizzato e mi sono detto perché no, voglio provarci anch'io. Sì, voglio copiare il video di Fra Frog, però non è una cosa nuova, tantissimi disegnatori che seguo su Instagram vedo fare questo tipo di esperimento ed è molto interessante, quindi voglio provarci anch'io. Grazie mille Francesca. Prego, sei molto sexy. Allora, il disegno che ho scelto in questione è questo. Lo vedete? È questo personaggio che ho realizzato tipo nel 2004, 5, 4, credo. Se non ricordo male, ero all'inizio della prima superiore ed era il periodo in cui ero in fissa con Final Fantasy. In special modo Final Fantasy 8. Lo giocavo, lo rigiocavo, lo finivo e lo rifinivo. Non ero mai soddisfatto. E ovviamente tutto ciò ha influito anche nel mio stile di disegno. Creavo questi personaggi un po' troppo poco eterosessuali. Non si dice. Ma avete capito cosa intendo. Questi personaggi parecchio effeminati, come lo sono d'altronde tutti i personaggi di Final Fantasy. Basti pensare a Van di Final Fantasy 12. Mamma mia, Van. Diciamo che questo personaggio era parecchio ispirato a Squall. Era un misto tra Squall, Gidan e... fate un po' voi, Trunks di Dragon Ball? Boh. Nonostante la tenera età, diciamo che il disegno non è neanche così orribile. A parte la postura del corpo è un po'... sembra che faccia il giochetto della pancia, guarda, la trattengo e ti fa tipo il risucchio. Diciamo che una volta ero molto in fissa nel realizzare i dettagli del viso, cercare di renderlo perfetto, molto figo, con lo sguardo provocante. Il resto, diciamo che era un po' così, anche se qua mi sono decisamente impegnato facendo anche un chiaroscuro, rendendolo anche molto fumettistico, molto manga, però erano i primi tentativi, i primi approcci. Guardando questo disegno giustamente mi chiedo, ma come verrebbe lo stesso soggetto realizzato con le capacità che ho oggi? Non è proprio un discorso di capacità, ragazzi, o di essere migliorati nel tempo, perché è una cosa che, diciamo, normale migliorare nel tempo. Giustamente 10 o 15 anni fa non ero bravo come adesso e si impara sempre di più, ma anche rispetto a 2-3 anni fa, se devo essere sincero. E tante cose mi sono accorto anche adesso quando realizzavo Nazi Vegan Heidi, che è la mia prima esperienza fumettistica, tante cose diciamo devo ancora impararle, ok? Quindi è una cosa normalissima, ok? Si impara sempre e si continuerà sempre ad imparare, soprattutto quando si è in questa situazione come la mia, che si è più autodidatti. Si può dire autodidatti, autodidatta, ok? Sia chiaro, io non ho fatto la scuola del comics, non ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, ma mi sono laureato in architettura. Sono un architetto fallito a cui piace realizzare video su YouTube e fare fumetti con una bambina col braccio alzato e un uccello posato sulla mano. Capite che non sono una persona normale, per niente. Evviva gli architetti! Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito il processo di lavoro di questo disegno. Diciamo che sono inizialmente partito con una bozza, una cosa che io all'epoca non facevo, e questo era anche dovuto forse alla mia non preparazione, non conoscenza della materia, cioè il disegno. Ero agli inizi, ero al primo anno del liceo artistico, quindi non avevo ancora fatto nulla e non sapevo ancora che ci doveva essere tutto uno studio un po' più dettagliato in fase di bozza, ecco, quando si realizzano determinati soggetti.
E infatti qui, come vedete, la postura è molto anormale, quindi come prima fase c'è stata la bozza e l'ho fatta con una matita rossa. A me piace usare le matite di un altro colore, mi è sempre piaciuto, non so perché, tipo blu, rossa e così via. Poi dopo aver realizzato quella che è la bozza sono andato a contornare con un tocco più veloce. Ecco, una cosa che a differenza di una volta che andavo a curare moltissimo i contorni, ero molto più paziente, perdermi nei dettagli mi comportava comunque a non badare a quelli che sono gli errori. E poi 12-13 anni fa, essendo io in fissa con Final Fantasy, realizzavo questi vestiti pomposi con queste cinture borchiate, un po' sadomaso, no? Per riproporre giustamente lo stesso personaggio ho dovuto cercare di realizzarlo più simile possibile all'originale, perché ha tipo una giacca senza maniche e poi c'ha questo coso che gli terrà caldo, non si capisce, ma va benissimo. È il bello di queste cose assurde che si facevano da ragazzini. Non si pensava alla logica, si pensava solamente a renderli più fighi possibili. Quindi ecco qua, nell'arco di 13 anni ecco come ho modificato, ho migliorato o forse peggiorato il mio stile di disegno, non si sa. Comunque sto cercando altri disegni vecchi di quando facevo tipo le medie o le elementari addirittura, però non li trovo purtroppo e vorrei riproporli. Sarebbe molto più interessante cercare di rifare dei disegni che ormai saranno passati tipo quasi 20 anni. Ragazzi, mio Dio, mi sento vecchio. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, mi raccomando, domani e dopodomani, quindi intendiamoci, oggi è il 22, ma da domani 23 e 24 sarò a Rimini al Web Marketing Festival 2017, dove ci saranno un paio di interventi miei e sarò ospite insieme a Feudalesimo e Libertà. Guardate, c'ho anche la loro maglietta bellissima che mi hanno regalato, forza lo imperatore, e Don Alemanno, con il quale ho fatto questo bellissimo fumetto che sta spopolando in tutta Italia, ovvero Nazi Vegan Heidi. Ovviamente trovate anche il link in descrizione se lo volete acquistare su Amazon. Ah, attenzione, tanti di voi mi stanno scrivendo dicendo che hanno di nuovo rinviato la data di spedizione di Nazi Vegan Heidi. Ragazzi, non lavoro alla Amazon. Se dovessi lavorare lì non starei qua su YouTube a fare quello che faccio, però piglierei tipo dei soldoni improponibili, dato che sarò tipo un capo assoluto di Amazon e riuscirò tipo a manovrare tutte le pedine dicendo wah, ah, ah, conquisterò tutto il mondo. No, sono qua, quindi portate pazienza, vi spediranno tutto. Ovviamente Amazon ha i suoi tempi che non decidiamo noi, purtroppo, ok? Grazie mille per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e basta.